Preside Garaffo, arriva l'era digitale anche in questo istituto. Stamattina grazie ai fondi, arrivano anche delle nuove attrezzature per i ragazzi. Sì, stasera stiamo inaugurando questo atelier creativo che è stato realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale e abbiamo avuto la possibilità quindi di acquistare degli strumenti veramente particolari. Si tratta di una stampante tridimensionale che ha iniziato già a lavorare, di un tablet computer che attraverso il quale i ragazzi possono scrivere semplicemente la musica e che la trasforma in vera e propria base musicale. E poi abbiamo anche acquistato delle tavolette, sempre sono computer anche questi, tavolette sulle quali poter disegnare e creare dei disegni particolari che potrebbero anche essere la base della progettazione degli oggetti che verranno realizzati con la stampante tridimensionale. È un'aula nuova che abbiamo appena appunto che stiamo inaugurando e quindi i ragazzi la incominceranno a utilizzare sin da subito. Come vedete anche un assetto particolare che è quello dei tavoli esagonali che permetterò di lavorare insieme perché questa è un'aula laboratorio e lo scopo è quello appunto di mettere i ragazzi in situazione e di farli lavorare insieme proprio per progettare e costruire. Quindi partendo dalla progettazione arrivare poi ad un prodotto finito che può essere quello di una base musicale se si vuole lavorare con le note musicali e con la musica, di un disegno e di lavori artistici che possono essere poi continuati, rappresentati anche con le pitture, eccetera, e la progettazione che serve che è alla base invece della realizzazione degli oggetti in plastica, perché questa nostra stampante tridimensionale funziona con dei fili di plastica. E intanto inizieremo a realizzare oggetti in serie di plastica. L'obiettivo ovviamente qual è? Quello, come dicevo prima, di fare lavorare i ragazzi insieme, di metterli in situazione e di creare delle vere e proprie, tra virgolette, laboratori artigianali, partendo dal presupposto che appunto l'artigiano per sua natura, proprio anche etimologicamente, partendo dall'etimologia della parola, è colui che crea e che ha l'arte nelle mani. E allora i ragazzi, utilizzando le mani gli strumenti tecnologici, possono sicuramente arricchire attraverso anche la loro fantasia, possono creare e costruire oggetti e quindi questo serve a sviluppare le competenze non solo cognitive, ma anche competenze sociali, competenze relazionali, perché lo stare insieme implica ovviamente anche il confrontarsi. La risposta dei ragazzi all'idea di questa nuova aula? Intanto io penso che gliela dobbiamo chiedere a loro e fra poco li ascolteremo. Loro sono fe felicissimi, sono contentissimi. Sono contenti perché finalmente la scuola si avvicina in un modo molto più propositivo, più attivo a quella che è la dimensione anche dell'apprendimento dell'alunno, che come dicevo prima è un apprendimento che è basato sul fare. Ma la cosa che mi preme sottolineare è che questa nostra struttura scolastica, che è costituita da due piani, ci ha consentito di creare e di avere laboratori in questo piano superiore, per cui il lavoro dei docenti della scuola secondaria di primo grado, coordinato dal professore Rizza, sarà quello proprio di far ruotare e utilizzare tutti i laboratori contemporaneamente, perché noi abbiamo i laboratori scientifici, l'atelier creativo, il laboratorio informatico-linguistico, il laboratorio musicale, quindi una scuola attiva che parte proprio dalla rivisitazione dell'ambiente attraverso la costituzione di laboratori e quindi lavorare per laboratori. L'approccio è diverso grazie alla tecnologia e ai contributi che abbiamo avuto in tal senso che ci hanno consentito di realizzare questo laboratorio. Portiamo a scuola le attrezzature per creare una piccola sala di incisione, così da coinvolgere i nostri alunni nella composizione attiva. Oggi far musica si parte proprio dal mettere insieme i suoni e poi via via l'approccio allo strumento e alle tecniche reali, però tutto ciò consente un accostamento diretto, una percezione diversa del fare musica, non la materia ostica di una volta, ma il piacere di mettere assieme suoni, comporre, poi riascoltare e rendersi conto di ciò che si è realizzato. Si ha anche più attenzione, il ragazzo ha anche più attenzione nei confronti comunque della materia. Sicuramente,
è attratto anche perché l'aspetto digitale di tablet e computer oggi lo conoscono tutti, per cui è più semplice per loro approcciarsi a far musica in maniera attiva proprio utilizzando questi strumenti che aiutano molto soprattutto la formazione dell'orecchio, capire gli intervalli, la sovrapposizione dei suoni, quello che dà, quello che è acusticamente bello, quello che è acusticamente scorretto. Quindi è una pratica diretta.